Gianni Carpinelli, storico rappresentante della destra sociale di Formia, ex capogruppo consigliare, ex assessore e ora coordinatore del circolo culturale Araba Fenice Andare Oltre. Avete promosso in questi giorni una petizione in concomitanza del nuovo regime tariffario per quanto riguarda la sosta a pagamento a Formia. Volete che a esprimersi siano gli stessi cittadini, soprattutto i formiani? Su di loro c'è un aggravio di spese non indifferenti per quanto riguarda la sosta nei lungomari di Vindicio e di Giano Alessandroiani e anche per quanto riguarda poi la sosta nei parcheggi multipiani delle poste di Largopone. Sicuramente in questi giorni faremo una conferenza stampa, anche perché credo che nessuno, quasi nessuno, sia passato sotto il naso una delibera di giunta, la 174 del 12 luglio. In sostanza cosa prevede? Degli aumenti tariffari, va benissimo per le persone che vengono durante l'estate, anche se credo che molti turismi non ce ne sono, turisti non ce ne sono, vuoi per la carenza d'acqua, vuoi perché sono problemi alla foce di Giano, ma questo è un altro argomento, ne riparleremo al momento opportuno. Più che altro è rendersi conto di che cosa avviene concretamente. Questa delibera fatta soltanto in giunta, non abbiamo rappresentanti comunali, per cui chi vince, diceva un vecchio sindaco, capisce e comanda, sarebbe stata preferibile portarla in consiglio comunale, semplicemente perché improvvisamente si è deciso di far pagare una tariffa notturna per i parcheggi, per avere il parcheggio sia a Largo Paone che il parcheggio multipiano. Ma una tariffa che esula da ogni qualsivoglia tipo di abbonamento, che prevede il pagamento di 50 euro per la sosta notturna. Nel direttivo di giovedì, molti di noi, e in modo particolare Sparagna Emilio, si è reso conto che, essendo lui una persona che vive, che parcheggia al mercato, dice: oddio, ma forse ci sono delle incongruenze, perché se io per caso parcheggio venerdì sera e sabato mattina, che è il giorno di riposo, vado a prendere la macchina tardi, cosa mi fanno? La multa? Ma perché? Semplicemente perché il sabato mattina la piazza è adibita al mercato. Bene, ma non finisce qui. Ci sono anche i giorni in cui è possibile parcheggiare e sostare dal lato A o lato B. È un'incongruenza. Visti i tempi che corrono, sarebbe forse anche giusto applicare una tariffa, ma è il cane che si morde la coda. Applichiamo la tariffa estiva ai turisti? Beh, ne riparleremo al momento opportuno. Chi si va a danneggiare sono i locali, che in questo momento, invece di prendere risorse dal turismo di altre persone, si penalizza semplicemente le persone locali. Questo è tutto. Senta Carpinelli, voi avete fatto comunque una proposta che è insita nella Certo. petizione. Voi volete verificare un gesto di buona volontà da parte della Giunta Sicuramente Bartolomeo sì. di portare il costo dell'abbonamento mensile per i residenti dai 50 euro pattuiti e previsti in delibera a 15. Lei pensa che questa istanza possa essere accolta? Sicuramente sì, ma io più che altro daremo voto ai cittadini, anche perché in questo momento nelle liste elettorali di questo comune abbiamo l'articolo 15,1 dello statuto, in cui si può chiedere al segretario generale di portare in consiglio comunale un argomento chiaramente corroborato da un sacco di firme. A chi daremo, faremo dei, nella prossima seduta che noi terremo. Praticamente faremo una conferenza stampa. Sicuramente avremo degli stand, sicuramente porteremo questi documenti all'interno dei locali, dei bar. E raggiunto un certo numero di firme, sicuramente avranno il loro da fare. Io credo che sia una proposta logica e giusta. Forse in questo momento, in un momento di crisi, definiamolo così, applicare certe tariffe quando la gente se ne accorgerà, credo che darà molto, molto fastidio. Volgendo lo sguardo al passato, soprattutto a 20 anni fa, quando fu istituita, lei se lo ricorderà, la società mista Formia Ma Servizi, come una no? delle, diciamo, mission di quella SPA era sì la creazione e la realizzazione del parcheggio multipiano di Piazzale delle Poste, ma anche la vendita all'interno dello stesso dei box, diciamo, dei parcheggi personalizzati a favore dei commercianti e dei residenti. Possiamo dirlo che a 20 anni da quella istituzione societaria, quel compito, alla luce di questa delibera, è miseramente fallito. Ma certamente, praticamente a prescindere dai problemi che ancora ci sono nel parcheggio multipiano,
In questo momento parlare del parcheggio multipiano mi viene da ridere perché la stampa ne ha parlato a lungo diffusamente, fallimento, non fallimento, box, non box, recupero, chi ha ragione, chi ha torto, ci sono delle inchieste, quindi le cose sicuramente la magistratura le porterà avanti, ma questo è un vero e proprio fallimento, è un vero e proprio fallimento. Questo sta a stabilire praticamente che non si riesce a raggranare nulla e che cosa si fa? Si va a incidere ancora una volta sulle persone locali. Una considerazione finale, lei l'ha detto tra le righe precedentemente, cioè questo ritocco tariffario dovrebbe avere una valenza turistica, stagionale e balneare, ma lei teme, e lo ha detto, ce l'ha fatto capire, che questo diciamo ritocco tariffario può essere stesso il resto dell'anno. È una considerazione sbagliata la nostra? No, ma la delibera non è che si limita al periodo estivo, ha ritoccato le tariffe anche sulle riviere, ma sicuramente una tariffa per tutto l'anno. È semplice, no? La considerazione viene da sé. E lei pensa che i formiani questo ancora non l'hanno capito? Ne sono convinto, perché la delibera di giunta è passata in sordina, probabilmente ancora nessuno se ne è reso conto, se ne renderanno conto non in questi giorni quando vanno a pagare o a fare il grattino o a pagare per andare sulla spiaggia, ma più che altro quando la sera vanno a parcheggiare la macchina nel parcheggio e improvvisamente la mattina che fanno? Si trovano la multa di 50-100 euro perché non sono più autorizzati? Ma probabilmente forse andava diffuso un pochino meglio. Quindi, volendo usare un po' anche la sua storica autoironia, provare per credere. Beh, me l'hai tolto di bocca, esattamente così.